Buonasera, buonasera a tutti dal vostro Gesù Cristo, dal vostro Enrico Capaci. Allora, a proposito di Gesù Cristo, la vedete la mia manina? No, questa qui. L'altro giorno ho fatto questo video intitolato, oddio, com'era intitolato? Non mi ricordo più. Enrico Crocifisso, ecco come mi sento in questo mondo. Se non l'avete visto, guardatelo. Enrico Crocifisso. In questi giorni però ho riflettuto. Mi sono messo a pensare e mi sono detto, sì, ma perché scomodare Gesù? Perché scomodare il crocifisso, Dio, la luce del paradiso? Perché tirare fuori queste tematiche delicate? Perché tirare fuori Gesù, la croce? Non si fa. Non si fa perché? Ma perché, forse lo capite già dalla mia faccia, quello che la mia sensibilità, la mia intelligenza, quello che io devo sopportare in questo mondo, in questa realtà, ma è molto più pesante, molto più gravoso e molto più devastante rispetto a quello che ha dovuto sopportare Gesù. Quindi perché sminuirmi così? Perché sminuire così le mie sensazioni, i miei sentimenti, la mia stanchezza nello scontrarmi con la realtà? Non posso sminuirmi così, quindi mi scuso per questo infelice paragone. Allora, a parte le provocazioni, che è chiaro che si tratta di una provocazione, e lo dico per l'ultima volta, se qualcuno ancora non ha capito il mio modo comunicativo. D'ora in avanti utilizzerò sempre il mio modo comunicativo, ma non posso ripetere ogni volta, ma io provoco, esaspero l'ironia per far capire un concetto. È chiaro che si tratta di ironia. Ovviamente per capire l'ironia bisogna essere intelligenti. Ma dietro l'ironia ovviamente c'è un messaggio serio, non una cazzata. Bene, ma veniamo al succo del discorso e al succo veramente serio del discorso, quello che voglio trattare oggi. Perché è stancante vivere in questo mondo, in questa realtà? Perché ci si deve scontrare con troppe cose che ti turbano e ti devastano l'animo. Oggi voglio parlare della falsità. La falsità delle persone, di tante persone, è un qualcosa veramente di degradante, è un qualcosa di devastante. Io non sopporto le bugie, non sopporto la falsità, non c'è nulla di più brutto e di più spregevole. Ancora di più quando le bugie sono perpetuate nel tempo, sono ripetute, e ancora di più quando la persona nega le bugie, quando sono palesi, non vi sono dubbi, è assolutamente evidente che sia così, la persona continua a negare. Non c'è nulla veramente di più fastidioso. Mi ribolle il sangue a me di fronte alle bugie. Sarà perché sono una persona sincera, sono una persona che non dice mai bugie, io odio le bugie. E quindi per forza di cose odio se qualcuno mi dice le bugie. Però non tutti sono uguali, qualcuno può dire la bugia per delle motivazioni, magari non lo fa con cattiveria, ma perché continuare? Perché soprattutto una volta che si è scoperto negare? Ma negare delle bugie quando è palese che sia così è anche un'offesa nei confronti dell'altra persona, una doppia offesa. Primo perché hai mentito, in secondo luogo perché pensi che lui sia così coglione da non capire. E soprattutto le bugie sono sempre gravi, ma dette alle persone a cui si dice di volere bene, sono veramente tristi perché le bugie non le puoi dire a chi vuoi bene, soprattutto non le puoi dire ad oltranza sempre a chi vuoi bene. Se vuoi bene una persona, capisci che le bugie non gliele dici proprio perché ci tieni a lui. E se tu queste bugie le tieni ad una persona che ci tiene a te, questo è veramente l'opposto di quello che dovrebbe essere, essere sensibili ed umani. E la sincerità la si vede nelle piccole e nelle grandi cose. C'è qualcuno, non mi ricordo chi, che diceva le bugie, la sincerità la si vede anche in quelle cose molto piccole, nelle bugie semmai anche stupide, ovviamente anche nelle grandi. E una cosa che voglio aggiungere io, sapete qual è? Che la sincerità la si vede, sapete anche quando? Quando tu sei sincero, anche se potresti mentire, ma non verresti scoperto. Perché è facile magari essere sinceri perché si ha paura di venire scoperto. Tu sei sincero perché magari vuoi tutelare te stesso. Beh, se racconto balle, poi lui le scopre che pensa di me. Ovviamente va benissimo, la sincerità anche quando si può essere scoperti, è appunto sincerità. Però è ancora più valida la sincerità quando tu sei sincero su certe cose, su tante cose. Anche se l'altro comunque non potrebbe mai scoprire la verità in caso mentisse. Facciamo un esempio. Una persona sta a Roma e l'altra a Milano. Si è distanti. Tu potresti raccontare delle piccole cose, delle grandi cose, alcune poco importanti, alcune più importanti, su di te, sulla situazione, su qualsiasi aspetto, e alcune di queste cose
Tu potresti dire quello che vuoi, che l'altro mai lo dovrebbe sapere, mai, proprio per quella distanza, per quella situazione. E il fatto che tu sia sincero anche lì dimostra che tu sei una persona sincera, perché potresti tranquillamente dire delle cose, non verresti scoperto, ma tu decidi di essere sincero perché per te è importante quella sincerità, è importante che l'altro abbia fiducia in te e tu rispetti quella fiducia. Quindi ci sono delle persone che magari si professano sincere, ma quando possono, tanto non verranno mai scoperte, mentono. Ed è lì che vedi quando una persona è sincera o no. Non c'è nulla veramente, non c'è nulla di più brutto perché significa approfittarsi dell'altro, approfittarsi della situazione. E quando c'è la parola approfittarsi, quando c'è la parola approfittarsi, vuol dire che manca la maturità, manca il cuore, manca la sensibilità e manca il rispetto dell'altro. Poi se capita, è capitato, va bene, si può sempre migliorare e non farlo più, ma non si può negare una cosa quando è palese, soprattutto quando le cose non sono due, ma sono più cose sommate. Perché c'è gente che costruisce un'intera vita sulle bugie. C'è gente che costruisce un'intera vita sulle bugie. Poi magari capita a un certo punto che magari tra le varie bugie c'è anche qualcosa di sincero. Ma quando una persona mente, come fai poi a distinguere la verità dalle bugie? Quindi anche controproducente per se stessi, si perde di credibilità. E ancora più brutto è farlo quando c'è davanti una persona magari buona, magari sincera, magari di cuore, che ha il cuore in mano, che magari confida in te e si fida di te. Non c'è nulla di più disumano. Quindi abbasso le bugie, non mentite, se lo fate smettetela, e se vi colgono con le mani nel sacco, ammettetele, non peggiorate le cose, chiedete scusa perlomeno, se proprio non riuscite a vivere diversamente, anziché fare magari quelli che vogliono avere ragione. Io nella mia vita sicuramente ho sofferto per le bugie della gente, per la falsità, per persone che si sono approfittate di me in un modo o nell'altro, magari alcune non con cattiveria, ma così è accaduto e ho sofferto. Quindi ho dentro di me la sofferenza per la poca maturità e il poco rispetto degli altri. Però dentro di me so di non aver mai mentito alle persone, di essere stato sempre possibilmente sincero. Magari mi sarà capitato ogni tanto di ferire qualcuno, ma non certo mentendo, non certo raccontando balle. Quindi anche se ho sofferto, anche se le persone mi hanno fatto soffrire, io sono orgoglioso di me, mi sento bene con me stesso, perché io certe cose non le faccio. Quindi avrò sì sofferto, ma io baso la mia contentezza, mi guardo allo specchio sereno, perché anche se sono magari sofferente, so che io non ho fatto soffrire qualcuno, non ho preso in giro nessuno e non ho raccontato cose a qualcuno puramente inventate. Perché un'altra cosa molto brutta, la più brutta in assoluto, è per esempio far credere agli altri cose che non ci sono, solo per magari tenersi appresso quella persona e per convenienza personale. Un aforisma, non mi ricordo di chi, diceva: non c'è nulla di peggio che far credere a qualcuno di avere un'importanza che invece non c'è. Non c'è nulla veramente di più crudele e di più scorretto. Ragazzi, non mentite, siate sinceri e se vi hanno mentito, non ripagate con la stessa moneta e non ferite gli altri. Perché una persona veramente sensibile, veramente sensibile, che magari ha sofferto, magari ha sofferto tanto, non è che poi fa soffrire gli altri per ripicca. Rispetto, onestà e trasparenza. Questo è quello che volevo dire.